benvenuti in un nuovo video dedicato a Venom 2. E fermi là, già lo so che volete saltare l'intro, ma non fatelo ed ascoltatemi. Come vi avevo raccontato nel mio video dedicato a tutto quel che dovete sapere prima di vedere il film, qualche giorno fa sono riuscito a vederlo in anteprima. E dato che comunque alcuni di voi hanno visto il film come me, ma soprattutto molti di voi hanno già visto la scena dopo i titoli di coda che purtroppo è stata leakata da circa una settimana, allora ho pensato di portarvi questo video nella quale l'andiamo ad analizzare nel dettaglio. Chiaramente questo video è spoiler, quindi se ancora non avete visto il film salvatevelo e tornate una volta dopo aver recuperato il film, che vi ricordo uscire in tutti i cinema dal 14 ottobre. Poi all'uscita penso comunque di pubblicarvi il mio video dedicato a tutto il film, che già vi anticipo, come fatto su Instagram, che mi è piaciuto. La descrizione più semplice che vi posso dare è che se vi è piaciuto il primo, come onestamente a me, escluso il villain, allora probabilmente vi piacerà anche questo secondo capitolo, altrimenti no. Come ultima cosa, poi vi ricordo sempre che trovate i link per Funko Pop, magliette ed altro, anche a tema Venom, sotto nella descrizione, con dei golosi codici sconto. Ma ora, popcorn alla mano e lanciamoci. E non toccate la mia felpetta di Garfield, è bellissima! Questa è l'ultima possibilità per evitare spoiler, eh? 3, 2, 1, parliamo della scena dopo i titoli di coda. Essa, che precisamente è una scena mid-credit e non post-credit, parte collegandosi direttamente al finale del film nel quale Eddie e Venom si rilassavano su una spiaggia. Infatti li vediamo insieme all'interno di una casa sul mare mentre stanno guardando una telenovela spagnola chiamata Acorralada e nello specifico stanno guardando il capitolo 43 che potete tranquillamente recuperare su YouTube. E vi prego Sony, Marvel, tutti, non fatemi mai più cercare una telenovela spagnola su Google. Comunque, i nostri due eroi sembrano molto presi dai sentimenti dei protagonisti ed iniziano a parlare di quelli tra loro due, con Venom che rivela ad Eddie un importante segreto. Il simbionte ci comunica che lui ha accesso alla conoscenza di 80 miliardi di anni luce di tutti gli universi, grazie alla coscienza collettiva dei simbionti conosciuta come Alveare, ossia un luogo al quale sono collegati tutti i simbionti e dentro cui vive il re dei simbionti, chiamato K'Null, ossia un essere che all'interno dei fumetti è talmente potente da essere in grado di uccidere i celestiali, senza troppi problemi. Avete presente quei signori giganti apparsi in Guardiani della Galassia o più recentemente nel trailer degli Eterni e che tengono in mano una galassia? Beh, K'Null è più pericoloso, ma dopo parliamo di quale potrebbe essere il suo futuro. Comunque, Venom propone ad Eddie di dargli un piccolo assaggio di questa conoscenza e da qui succede l'impossibile. Infatti improvvisamente tutta la stanza inizia a tremare, cambiando l'arredamento e facendo cambiare anche la trasmissione presente sulla televisione. Ora, al posto della telenovela, c'è un servizio del DailyBugle.net gestito da J. Jonah Jameson, il quale sta parlando di Spider-Man mostrandoci il Peter Parker di Tom Holland, verso il quale Venom si avvicina, leccandolo, terminando poi il tutto con un tizio che, uscendo dal bagno, chiede ad Eddie cosa lui ci faccia nella sua stanza. Quindi, analizziamo bene quel che è successo, dato che penso ormai sia ufficiale dirlo, Venom è arrivato nel Marvel Cinematic Universe. Ma la prima domanda che mi pongo è: Venom conosce Spider-Man? Onestamente non credo, però c'è una cosa che ha attirato la mia attenzione, dato che Venom parla della conoscenza di 80 miliardi di anni luce, che misurano lo spazio, indicando che la sua razza ha esplorato moltissimi pianeti e galassie. Ma poi aggiunge che suddetta conoscenza riguarda tutti gli universi, al plurale. Quindi se questo Venom non ha mai incontrato Spidey, magari un altro Venom di un altro universo lo ha fatto, riversando tutto ciò nella coscienza collettiva. Ora quindi, quale potrebbe essere quest'altro universo? Beh, la risposta più ovvia credo sia l'universo della trilogia di Sam Raimi, dove abbiamo visto per la prima volta Venom. Tuttavia, come già detto, il nostro Venom e quello di Raimi hanno un punto in comune, ossia la presenza del Daily Bugle cartaceo, che chiaramente conosciamo da Spider-Man e che abbiamo visto in Venom 2 nella sua versione della costa ovest. Di conseguenza potremmo ipotizzare che sia tutto ambientato nello stesso universo, il che, per quanto mi piaccia, è un po' strano, soprattutto per quanto riguarda la presenza di un doppio Eddie Brock.
Quindi, secondo me, sempre seguendo la logica delle varianti spiegate in Loki, se possono esistere due versioni di una persona esteticamente uguale ma proveniente da due universi diversi e con una storia diversa, allora possono esistere anche due Daily Bugle che hanno la stessa grafica ma in due universi diversi, il che quindi andrebbe anche a spiegare come mai in Venom esista anche una versione del giornale della costa ovest. Ed in tutto ciò, come ha fatto Eddie ad arrivare nell'MCU dato che Venom dice di non essere stato lui? Beh, secondo me in verità Venom ha fatto qualcosa, ma ora ci arriviamo. Facciamo però un salto verso Doctor Strange, il quale, come vediamo nel trailer di Spider-Man No Way Home, sta provando a cancellare dalla memoria delle persone l'identità di Peter Parker. Tuttavia però qualcosa va storto e vediamo il ritorno di alcuni famosi cattivi di Spidey, che abbiamo visto nei film degli altri universi. Poi, anche se non li abbiamo ancora visti, tutti noi sappiamo che ci saranno anche Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Comunque, qual è il punto? Doctor Strange, svolgendo il suo incantesimo e non sapendo che il multiverso era stato aperto in Loki, fa sì che tutte le persone che conoscevano l'identità di Peter Parker arrivino nel nostro universo. Infatti Goblin aveva scoperto l'identità di Peter, anche Octopus, anche l'Uomo Sabbia, anche Lizard, mentre invece Electro no. Ed ecco come mai non vediamo quell'Electro blu, ma vediamo una sua variante gialla proveniente da un altro universo e nel quale probabilmente ha scoperto l'identità di Spidey. E per chi mi propone Rhino, beh, lui non ha mai scoperto di Peter. Ricollegandoci a Venom, però, come detto prima, secondo me egli ha fatto qualcosa, dato che stava per dare un assaggio della conoscenza simbiontica ad Eddie. Di conseguenza, secondo la logica di prima dell'altro Venom, Eddie ora conosce, magari anche solo nel subconscio, ma conosce Peter Parker, ed ecco come mai viene teletrasportato nel Marvel Cinematic Universe, preannunciando la sua presenza in No Way Home. Anche perché fare quel discorso sull'alveare solamente per introdurre Knull, che chissà magari quando vedremo nel futuro, è un po' sospetto. D'altra parte è anche sospetto rovinarsi la dualità tra Spider-Man e Venom in un film pieno di cose da far vedere. Però devo dire che al momento mi pare tutto molto plausibile. Poi comunque ci sono tante altre cose da dire collegandoci anche a Morbius in cui vedevamo l'avvoltoio e un poster dello Spider-Man di Sam Raimi, ma ne parleremo presto in altri video dedicati a No Way Home. Quindi però vi domanderete, come mai spoilerare qualcosa del genere? Alla fine è come se avessero fatto uscire Ant-Man and the Wasp con la sua scena dopo i titoli di coda, prima che uscisse Infinity War. E qui posso concordare, però Ant-Man non c'è in Infinity War e quindi non c'era bisogno di fartelo vedere perché lui appariva direttamente in Endgame. Il fatto che invece ci mostrino ciò in Venom 2 prima dell'uscita di Spider-Man No Way Home mi fa effettivamente ipotizzare che Venom possa essere presente nel film e possa essere il fantomatico sesto cattivo insieme a Goblin, Octopus, Electro, l'Uomo Sabbia e Lizard, formando i Sinistri 6. Perché no, non mi convincerete mai, quello nella cella di Strange è Lizard e non Venom, dato che vediamo chiaramente la sua coda, ma ne abbiamo parlato più approfonditamente nell'analisi del trailer. Da una parte comunque mi piacerebbe che lo scontro tra Venom e Spidey avvenga in un film dedicato, magari come il sequel di No Way Home o Venom 3, nel quale probabilmente a questo punto arriverà Knull. Però dall'altra parte mi sembra che ci siano troppi pezzi del puzzle che vanno ad unirsi, quindi mi sa che il destino di Venom per ora è segnato ad essere presente in No Way Home. Comunque, concludiamo al volo parlando del servizio di Jameson, il quale ovviamente è stato registrato dopo la rivelazione di Mysterio riguardo l'identità di Peter nel finale di Far From Home, nonostante comunque si tratti di un altro servizio. Infatti, basandoci su quel che ho detto riguardo Strange, che causa il trasferimento di Eddie, secondo me questa scena dovrebbe essere ambientata un po' dopo rispetto all'immediata rivelazione di Mysterio, ed il fatto che Jameson continui a parlarne in modo concitato come se fosse una notizia fresca, va a dimostrare la sua ossessione per Spider-Man, il che mi piace molto. Comunque, riparleremo di tutto ciò in futuro, quindi fatemi sapere che ne pensate della scena e che ne pensate delle sue implicazioni per il futuro. Io poi vi aspetto tutti i giorni in streaming su Twitch, vi ricordo tutti i social in descrizione, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scaturi!